Allora, gli ecosistemi relazionali si tengono fra di loro sicuramente in un sistema solidaristico. Cioè, gli ecosistemi relazionali, le persone fra di loro si parlano e nel parlare trasmettono emozioni, conoscenza, trasmettono tutto quello che è alla base del sistema umanitario. Quindi le relazioni fra persone rendono sicuramente l'innovazione e tutto quello che concerne il nostro mondo, specialmente in sanità, è la conoscenza credibile, possibile. La cura e la prevenzione della donna nell'ambito delle patologie oncologiche femminili, l'azione preventiva riesce a risolvere situazioni molto complesse lì dove non si agisce per tempo, con malattie devastanti che comunque sono anche fortemente invalidanti. La formazione non dovrebbe essere soltanto cultura generale o specifica, ma dovrebbe essere e conoscere quali sono, le basi su cui costruire una vita sana. E la vita sana purtroppo viene incisa anche dalle malattie. Bisognerebbe solo sapere, conoscere per poter prevenire. E sicuramente gli operatori che in qualche maniera devono portare a tutto questo sono sicuramente gli operatori sanitari, ma allargherei molto anche alla società civile.